Sì, dico proprio a voi. Eccoci di nuovo in onda. Oggi puntata speciale dedicata ad importanti premi nazionali. E partiamo subito con il premio Ratto delle Sabine al soprano Renata Scotto, per noi una inviata speciale. Brava! Questo premio è stato un riconoscimento per la sua carriera, che chiaramente è stata eccezionale. È veramente stata la bandiera italiana in America, all'estero, in tutto il mondo. Io ho cantato in tutto il mondo, mi sono, come ho detto prima, sempre divertita, ho fatto la mia vita, erano due le vite, una quella di artista e una quella di donna. La donna ha avuto la parte più importante e la cantante ha avuto da lavorare parecchio, comunque serietà, precisione, studio, e mi sono tanto divertita proprio facendo questo, con l'aiuto del marito, con l'aiuto dei figli, con l'aiuto degli amici, dei miei maestri, e quindi bello, bello. Cosa? Sono poco più che over 60, come si dice, ma sono contenta e, come ho detto prima, niente nostalgie. Cosa ha da imparare il teatro italiano rispetto, per esempio, al fratello americano, che ha insegnato tanto? Io dico che i teatri italiani devono imparare una cosa, a stare aperti. E quelli che devono imparare sono quelli che possono aiutare a tenere aperti i teatri, perché la nostra cultura, la cultura della musica, dell'opera lirica in questo caso, perché io sono una cantante di opera, è conosciuta in tutto il mondo. Noi abbiamo i più grandi teatri famosi in America o in Giappone, sono inaugurati e la loro stagione la basano sulle nostre opere italiane. Solo l'Italia non è all'altezza. E perché? Quindi diamoci un po' una mano e coraggio, lasciamo che questa cultura stia in Italia prima di tutto e vada nel mondo, no nel mondo arrivare in Italia. Quindi. E questa sera abbiamo avuto l'esempio di una cantante italiana, finalmente, perché io ho cantanti stranieri tantissimi, ma la Marianna Mappa è una cantante italiana con grande talento e quindi va aiutata e i teatri vanno aiutati a stare aperti, perché il pubblico ci va. Si chiama Premio Donida, o meglio il talent dei compositori, in una esclusiva intervista al grande Dino, che ci racconta un po'. E gli occhi miei mi era arrivata non direttamente, ma era arrivata dalla Ricordi, perché era una canzone che doveva interpretare Vilma Goic e dovevano trovare il secondo interprete. Arrivò all'RCA, mi piacque e la facemmo a Sanremo con notevole successo, direi. Dimmi perché, ma perché, ma perché, negli occhi miei non guardi mai. Amore, ritorna, le colline sono in fiore, ed io, amore, sto morendo di dolore. Alcune lune fa siamo stati ospiti al Leggio d'Oro, premio nazionale doppiatori, e in quell'occasione c'era lui, il grande José Altafini, che sia come campione ma soprattutto come doppiatore ci ha raccontato. Leggio d'Oro, siamo con José Altafini, ragazzi, un grande sportivo, però ha vissuto un'esperienza come doppiatore, devo dire, unica, perché hai doppiato la voce dei cartoni animati, di un cartone animato in particolare. Del Rio, che è uno dei più belli che ci siano, perché è lo stesso regista dell'era glaciale, e ha fatto il secondo adesso. Tu mi domandi come mai ho fatto questo? È un mistero, mi hanno chiamato e avevano bisogno di un doppiaggio per un cane,
che si chiamava Luis. Buona la prima praticamente. Buona la prima, poi mi hanno chiamato per la seconda, ma lavoro un po' meno perché a un certo punto mi hanno lasciato a casa i cani, sono andati per conto loro. Voce rivelazione. Sicuro che non sia pericoloso? E che ci vuole? Ora, se qualcosa va male, urla più forte che puoi, perché non riesco a sentire niente con questo coso. Rio. Non preoccuparti, è un professionista. Che ti passa? Che ti cazzo ti piti? Faccia da... A te! A me! Allora a me! E no! Prese che tu mira, che era me tanto, che era me io! Sì che ti farà me la risa! Questa donna è scossa, insicura, prigioniera di un sogno che non la fa dormire serena. Lei invece è felice, in armonia col proprio corpo e determinata. Sapete perché? Ha scelto le attenzioni di Antonella. Corpo e anima coccolati in compagnia della bellezza. Dove? In Borgo Coscia, via Garibaldi, 34 a Lazio. Bravi! Signori, si va in scena con Festival Mare 2015, il gran galà del turismo, lo possiamo dire, ligure. Nel senso che Liguria, la stampa e Secoli insieme hanno decretato i grandi eventi, la cultura, coloro che investono e hanno il coraggio di investire ancora oggi e investono bene per il turismo. E in quell'occasione una speciale intervista con lui, Franky, AI, Energy MC. È una cosa spessa questa, a voi. Rapper, autore e compositore. Senti, Italia, Energy, MC, e per noi. Macchina di nome di Biscrala. Fai voluta tua che ci prenda. Non è fretta. Festival Mare 2015, ma quanto è bello tornare a Sanremo? Beh, è sempre un piacere tornare in una città che in ogni occasione nella quale ci sono capitato mi ha accolto sempre in maniera da festosa, piacevole e gratificante. Ma tu sei anche un turista, diciamo, vieni qua in vacanza a Liguria, sì. Dillo. Sì, senz'altro, ragazzi. Da anni! Ho la casa alla Pigna di Sanremo io, da 25 anni. Mi metto i baffi finti quando giro per la città. Stasera al Festival Mare farai un frammento, un qualcosa di tuo, della tua storia musicale. Beh, eseguirò alcuni brani, tra l'altro alcuni di quelli che ho già eseguito sul palco dell'Ariston in occasione dei festival a cui ho partecipato, piuttosto che quelli che ho fatto sul palco dell'Ariston in occasione dei premi Tenco a cui ho partecipato, e quindi sì, senz'altro racconterò in musica un percorso che ho fatto. E adesso grida! Diciamo che sei un animale da palcoscenico, però sei anche uno bravo a scrivere, perché molte canzoni che cantano gli altri arrivano da qua. Beh, alcune, mai abbastanza, sì, mi piace scrivere anche per altri, l'ho fatto per esempio per Fiorella Mannoia con la canzone Non è un film, che è stata anche premiata da Amnesty International 2 anni fa come canzone dell'anno per i temi dell'immigrazione, per come erano declinati, quindi sì, mi piace scrivere, anche perché a essere sempre sul palco bisogna avere qualcosa da dire, e secondo me non c'è maniera migliore che scrivere per raccogliere le idee e poi tornare a raccontare. E a questo punto un saluto agli amici di tgevents.it. Franky Aiener, GMC, è qui. Ragazzi, è lui, grande. E a questo punto, dopo tante premiazioni, ci vuole una sana lettura. Ovviamente chi meglio di lui? Lorenzo Beccati con Alza il volume. Eccoci qui, alza il volume, anche questa volta siamo qui per parlare di libri. Molti mi hanno chiesto come scelgo i libri. Beh, in una maniera evidente, semplice, cioè li leggo, sembra incredibile, e poi, come se fosse tra amici, ve li consiglio. Oggi alziamo questi due libri, eccoli qui. Il primo si chiama Inchiostro di Puglia
ed è una raccolta di racconti, perché questo Inchiostro di Puglia, dovete sapere, è un blog, un movimento culturale, e ora è diventato anche un libro. Tra l'altro tra gli autori c'è anche un mio amico, perché ha fatto l'autore per diverso tempo a Striscia la Notizia. È un libro che vi consiglio per scoprire questa terra in una maniera differente dal solito. Adesso un libro davvero curioso per amatori. Roberto Condio, Ho giocato in Serie A una volta sola. Pensate, è così. Racconta la storia di ben 307 calciatori che hanno calcato i campi erbosi della Serie A una sola volta. E addirittura per pochi secondi, e alcuni senza neanche toccare il pallone. Da quando c'è l'era moderna del calcio, bene, pensate, 300 persone hanno giocato una sola volta in Serie A. E qui troverete ogni singolo nome con la sua storia. Eccoli qui, due libri, come vi dicevo, curiosi, due libri che ho letto e che vi consiglio. Alza il volume. Cari amici, la puntata, possiamo dirlo, purtroppo, lo so, purtroppo finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima, sempre con TG Event Television, mi raccomando, sempre in onda su tgevents.it, la TV che ti fa crescere. Un bacio e un saluto a tutti gli amici di TG Events. Ciao. Un grande saluto a tutti i spettatori di TG Events. TG Events. Un abbraccio e un bacio a tutti gli amici di TG Events da Gaia De Laurentiis. A tutti gli amici di TG Events un super mega bacio e un salutone da Irene Fornaciari. Ciao. Dai soliti idioti un saluto agli amici di tgevents.it. It. Perché non si sa mai se è detto IT, però si capisce, no? Insomma, un saluto. Ciao a tutti, io sono Frankie Ayenergy MC e questo saluto è per gli amici di TG Events. Ciao. E quest'altro è per tutti gli altri. Ciao. No, perché poi sembra che uno è cafone. Ma non sono un cafone, intendo. Amici del TG Events, che bravo che siete, che bravi. E poi intervistare me è una cosa che non interessa a nessuno.